Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. Libertas libertatis, femminile. Libertà in generale, condizione di uomo libero, libertà di parola, così come vediamo nel dizionario. Tale parola deriva da liber, libera, liberum, mentre dello stesso gruppo di parole fanno parte libera, libere, liber, liberi, liber, libri. Derivati in italiano. Liberto è una persona precedentemente schiavizzata che è stata liberata dalla condizione di schiavitù. Liberto era dunque uno schiavo affrancato che generalmente continuava a vivere nella casa del padrone e che aveva nei suoi confronti doveri di rispetto e obblighi di natura economica. Libertino. Si definisce libertino una persona di costumi corrotti, di condotta disordinata e dissoluta. Questa infatti è l'estremizzazione del concetto di libertà. Cicerone, infatti, tratta la libertà nel Paradoxa Stoicorum. Quid est libertas, potestas vivendi ut velis. Ergo, cos'è la libertà? La possibilità di vivere come si vuole. La libertà guida il popolo. Opera del 1830, raffigura un popolo armato in un'insurrezione, guidato da una donna che rappresenta la libertà. Libertas nella società latina. Il pileum era il copricapo che veniva donato dal padrone Liberti, ma era anche il simbolo della Repubblica, vale a dire della libertà ritrovata dopo la cacciata della monarchia. Tale significato viene inoltre ribadito anche dalle monete battute dai cesaricidi dopo l'uccisione di Giulio Cesare. La raffigurazione monetaria più antica risale all'anno 119 a.C. Sul retro di un denaro di Porcioleca vediamo in piedi su una quadriga una donna, incoronata da una vittoria volante con in mano il pileum, cioè il berretto della libertà, simbolo della libertas romana. La libertà è un principio unico e indiscutibile dell'uomo. Ognuno deve essere libero nel condurre la propria vita senza distinzioni per razza, sesso o religione. Ricordiamo in Italia il 25 aprile, giorno della liberazione dalla dittatura. Una personificazione della libertà è Catone Lutecense, il quale è il custode dell'accesso al monte del Purgatorio. Virgilio, riferendosi a lui, pronuncia queste parole: libertà va cercando che è sicara. Con questa affermazione Virgilio si rifà al suicidio di Catone per sottrarsi alla dittatura di Cesare, in quanto lui auspicava alla salvezza della libertà repubblicana. Questo gesto sottintende il suo volersi rendere libero politicamente. Libertas virorum fortium pectora aquit. Omnes natura parit liberos et omnes libertati natura student. Libertas est potestas vivendi ut velis. Regnare nolo liberut non sim mihi.